Ciao a tutti, benvenuti a questo terzo appuntamento con il 5 per un autore dedicato all'autore Nicholas Sparks, famosissimo nello stile del romance, dei romanzi rosa, famosissimo in generale. Ha scritto veramente tantissimi romanzi. Andremo prima a dare delle piccole note biografiche e lavorative, insomma, della carriera di questo autore, dopodiché in fondo al video troverete le mie riflessioni personali. Prima di iniziare a vedere questo video, se vi siete persi i primi appuntamenti con i 5 per un autore, li trovate tutti qua sopra in info box e qua sotto trovate la playlist dedicata appunto a questo format. Parliamo di questo autore di cui ho letto appunto 5 romanzi e di cui uno uscirà la recensione il 28 di settembre. Puntini alla mano. Nicholas Charles Sparks. Tra l'altro vorrei dire che questo nome completo è praticamente uno scioglilingua. Nasce nel Nebraska a Omaha il 31 dicembre del 1965, del segno del Capricorno. Nasce a fine anno, cioè il 31 dicembre festeggiamo San Silvestro e anche il compleanno di Nicholas Sparks. I punti in comune dei suoi romanzi sono l'amore eterno, il destino e la religione, alias aka fede religiosa. Ma per quale motivo sono i suoi punti cardine? Andiamo a scoprirlo vedendo un po' la vita e le opere di questo autore. È figlio di un professore e di una casalinga e ha due fratelli, Michael e Daniel, che simpaticamente ha deciso di soprannominare per tutta la sua vita come Mika e Dana. Dana purtroppo muore di malattia all'età giovanissima di 33 anni. A causa di questa perdita nasce il personaggio di Jamie Sullivan, che è la protagonista del famosissimo romanzo da questo tratto, un famosissimo film, I passi dell'amore. Riceve un'educazione cattolica e da qui appunto vediamo il tema della fede religiosa dalla sua famiglia. Questa stessa fede cattolica la trasmette alla moglie e ai suoi 5 figli, che a livello di produttività natale ci siamo. Purtroppo si separa dalla moglie in tempi recenti. Inizia a scrivere una volta completati gli studi, trasferendosi in North Carolina, che è appunto anche una delle ambientazioni cardine, diciamo, di molti dei suoi romanzi. Nel 1985, ancora da studente, scrive The Passing, che non verrà però mai pubblicato. Nel 1990 scrive il suo primo romanzo pubblicato non fiction, ovvero Il bambino che imparò a colorare il buio, a quattro mani con Billy Mills. Scrive anche un altro romanzo non fiction, non ben chiaro nella mia testa il titolo e l'argomento, insieme a suo fratello Michael Mika, insomma, così che dir si voglia. Nel 1992 inizia a scrivere, durante un trasferimento a Washington, Le pagine della nostra vita, che pubblicherà 4 anni dopo, nel 1996. Tornerà in North Carolina, ha ottenuto un grande successo, comincerà a scrivere a raffica praticamente tutti i suoi romanzi. Adesso andiamo a vedere sia le opere sia i film che sono stati tratti da queste opere. Non le ho lette tutte, non ho visto tutti i film, come ben sapete. Ho letto solo 5 di questi libri. Dei film ho visto quelli tratti dai libri che ho letto. Il primo romanzo che scrive, come dicevo, è Le pagine della nostra vita, nel 1996, il quale film esce nel 2004 nelle sale cinematografiche. Nel 1998 esce invece Le parole che non ti ho detto, il quale film è stato il primo film tratto dai romanzi di Nicholas Sparks, esce nelle sale nel 1999. Sempre nel 1999, con l'uscita delle parole che non ti ho detto nelle sale cinematografiche, esce nelle librerie I passi dell'amore, il quale film uscirà nelle sale nel 2002. Nel 2000 esce il suo quarto romanzo, Un cuore in silenzio, mentre nel 2001 esce Un segreto nel cuore. Nel 2002 esce il suo sesto romanzo, Come un uragano, dal quale è stato tratto il film del 2008 con Richard Gere. Il romanzo Quando ho aperto gli occhi esce nel 2003, così come la prima volta. Nel 2005 esce Il posto che cercavo, mentre nel 2006 Ricordati di guardare la luna. Nel 2007 esce La scelta. Nel 2009 esce Ho cercato il tuo nome, il quale film tratto dal romanzo esce poi nel 2012, 3 anni dopo. Nel 2009 esce L'ultima canzone, alias The Last Song, dal quale venne poi tratto un film l'anno successivo con protagonista Miley Cyrus. Nel 2011 esce Romanzo
romanzo Vicino a te non ho paura, il quale film tratto dal romanzo esce invece nel 2013, due anni dopo. Nel 2012 pubblica una delle sue ultime opere, ovvero Il meglio di me. Nel 2013 invece esce La risposta nelle stelle, da cui viene tratto poi anche un altro film. Nel 2014 esce Le parole dell'amore. Nel 2015 esce Nei tuoi occhi. Nel 2016 esce La vita in due, uno dei suoi ultimissimi romanzi. Nel 2017 esce Ogni respiro e quest'anno, nel 2020, è uscito La magia del ritorno. Direi che a livello di fama, con questi suoi 21 romanzi d'amore, Nicola Sparks ottiene un grandissimo successo. Io penso che sicuramente Nicola Sparks ha vissuto sia l'amore dei propri genitori sia l'amore verso la propria moglie e i propri figli in maniera assolutamente passionale, molto, si è addentrato molto, secondo me, nelle relazioni che ha vissuto di qualsivoglia tipo, relazioni amorose e familiari, al punto da ottenerne dei romanzi decisamente di successo a livello di romanzo rosa, perché appunto nei suoi romanzi traspare non solo una grandissima passione sia a livello carnale sia a livello psicologico, ma anche un'enfasi narrativa che non può che ricondurci a una relazione vissuta veramente passo passo, momento per momento, in maniera costante, senza mai distrarsi, perché la ricchezza di dettagli a livello relazionale, come relazioni umane in generale, anche a livello familiare, traspare in maniera limpida e cristallina. Si denota anche la sua grandissima fede religiosa, perché molti dei suoi personaggi conducono una vita nel credo religioso cattolico, e questa cosa li fa ragionare molto anche sul destino di incontrare la persona della vita, la persona che poi li accompagnerà per tutta la vita. Quindi parliamo di amore eterno, amore che dura per sempre, un po' un'utopia di questi tempi. Infatti i romanzi di Nicola Sparks personalmente mi piacciono fino a un certo punto a livello di romance, perché sono veramente troppo utopici, perché l'amore veramente viene visto in una maniera troppo tradizionale, troppo come concetto della persona giusta, delle anime gemelle, insomma è un po' pesante dopo un po', la linea è sempre quella, il modo nel quale si conoscono magari cambia, però di base si tratta sempre più o meno dello stesso genere di personaggi, e quella è una caratteristica dei romanzi di Sparks che a me è risultata un po' pesantina. Io preferisco i romance un po' più psicologici, oppure un fatto dietro l'altro ti accompagnano in una storia d'amore travagliata e cose del genere. Io adoro i romance, lo sapete che io sono per i romanzi rosa, però Nicola Sparks, per quanto famoso, per quanto affermato come autore, a me è risultato forse un po' troppo utopico, appunto, un po' troppo la storia d'amore ideale che vogliamo tutti. E invece a me piace essere sorpresa quando leggo un romanzo rosa. Oltre al fatto che la questione della fede religiosa, diciamo che è un po' sforzata, nel senso che lui sicuramente aveva tutte le buonissime intenzioni di trasmettere questo suo credo cattolico nei suoi romanzi e nei suoi personaggi, ma io, credente in alcuni concetti, in altri no, per quanto riguarda la fede cattolica, non lo so, mi è piaciuto fino a un certo punto questo lato di lui. Mi piace molto la descrizione delle ambientazioni, perché appunto, come dicevo prima, North Carolina fa da sfondo alla maggior parte dei suoi romanzi, ma in generale vediamo questi paesini, questi ranch, questo ambiente un po' cowboyesco. Mi piace molto come descrive tutte queste esperienze che vengono fatte in questi luoghi un po' rurali, di campagna, rustici, ecco. Si vede molto anche la contrapposizione molto spesso tra un personaggio che vive nel classico paesino, cowboy, ranch, campagna e via dicendo, e l'altro personaggio che invece magari viene da un contesto un po' più di città. Un lato che non ho trovato nella biografia di Sparks, ma che si ritrova molto spesso nei suoi romanzi, è la vita militare. È un aspetto che a me ha appesantito un po' alcune letture, però ho ritrovato questa cosa del servizio militare in molti dei suoi romanzi. Molti dei suoi protagonisti maschili sono militari, soldati, marines, insomma hanno avuto delle esperienze militari e molto spesso anche delle perdite. Ecco, un lato che mi piace molto di Sparks è come affronta il lutto, la morte di alcuni dei suoi personaggi. Si vede che la perdita della sorella comunque ha innescato in lui una
terapia del lutto, insomma, una terapia della scrittura catartica che gli ha permesso di esternare tutto il suo dolore, di rendere umano appunto questo tipo di scrittura, umano a livello di distacco dalla persona che si perde, a livello di interiorizzazione del concetto di lutto, a livello di ti lascio andare perché oramai non si può più fare niente, rimarrai per sempre nel mio cuore. Insomma, in generale tutti questi aspetti del lutto mi sono piaciuti perché non è un argomento facile, assolutamente no. Molto spesso vediamo scrittori che parlano di morte, di lutto, di separazione e via dicendo, ma lui ha un modo sempre diverso, diciamo, e anche con una linea più o meno sempre uguale, di parlare del suo dolore e del suo distacco. Ripeto, si vede che questa sua perdita a livello familiare, affettivo, l'ha arricchito, diciamo, a livello sentimentale ed emotivo, al punto da riuscire a scrivere della morte, un argomento così difficile, in maniera veramente impeccabile, secondo me. A livello di descrizioni, in alcuni punti risulta un po' pesante, in altri molto piacevole. A livello di caratterizzazione dei personaggi, come ho detto prima, sono tutti piuttosto simili, però hanno anche delle dinamiche di coppia leggermente diverse. Per quanto la struttura della storia d'amore di base sia quella, sono ben caratterizzati i personaggi, quindi questo lode al merito per Nicholas Sparks. Effettivamente è anche difficile, secondo me, scrivere 21 storie d'amore tutte differenti, e lui, per quanto in alcuni punti si ripeta, devo dire che è riuscito nell'intento, quindi ancora bravo Nicholas. È un autore che tuttavia, tutto sommato, nonostante queste piccole pecche di cui vi ho parlato, mi è piaciuto leggerlo, non tra i miei autori romance preferiti, però era giusto che, appunto, apprezzando il genere, approfondissi questo autore. Ed è la stessa cosa che io consiglio a tutti gli amanti del romance, di informarsi e comunque leggere almeno uno dei romanzi di Sparks. Per quanto riguarda i film, alcuni mi hanno deluso rispetto ai libri, altri invece mi sono piaciuti di più e mi hanno aiutato a essere più coinvolta durante la lettura. Di base sono dei bei film, c'è un motivo per il quale sono stati tratti dei film dei romanzi. Voglio recuperare anche gli altri di film, non penso invece che leggerò altri libri di Sparks perché, come ho detto, ci sono degli aspetti ridondanti nei suoi romanzi che vorrei non ritrovare più. Voglio dedicarmi ad altri tipi di letture e adesso dobbiamo iniziare poi con il prossimo appuntamento per il 5 per un autore. Voi avete letto dei romanzi di Nicholas Sparks? Cosa ne pensate di questo autore? Avete degli autori da consigliarmi che a livello umano e letterario mi possano interessare per una prossima puntata? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che Nicholas Sparks possa piacere ad alcuni dei vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi interessa questo format, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video domani con Danza con Joe, ultimo appuntamento di settembre. Invece con il quarto appuntamento col 5 per un autore, nonché ultimo del 2020, ci vediamo il 21 dicembre con, appunto, Astrid Lindgren. Un bacione! E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!